Allora, che sono, ci sono. Ciao a tutti, benvenuti a questo che sta reale. Se ci vediamo, ciao, ci vediamo. Benvenuti in una nuova live dedicata a Pokémon Spada, Pokémon Shield, che tanto bianco fa la stessa cosa. Direi di farlo partire. Eravamo rimasti che c'era il maestro Miyagi che praticamente ci aveva chiesto di procurargli dei funghi giganti per fargli una zuppa, non adesso mi ricordo. Allora, io nel frattempo ero andato a fare un giretto un po' dappertutto, quindi ritorniamo nella mappa, ritorniamo nell'isola dell'armatura. Ok, in sostanza bisogna trovare dei funghi non allucinogeni, quindi non capite male, ma dei funghi giganti. Ma vabbè, tanto non ci interessa perché non dobbiamo neanche andare da solo. Allora, ho capito bene o male dove bisogna andare. Io ho navigato un pochino in quest'isoletta e dobbiamo andare più o meno... No, Cristoforo Colombo. Scusate, ma non c'è poco i pad. Dovremmo andare più o meno qui, perché c'è la bandierina. Quindi che fai? Te ne privi della bandierina? No che non te ne privi. Questo che cazzo c'ha da ridere, il suo compleanno? Questa che vuole? Ho incontrato un Pokémon pazzesco, ma proprio che è pazzichissimo. Te la mostrerò anche a me di 100 watt, vabbè, 100.000 milioni di watt. E fai vedere sto pazzesco, se è una merda figa. Pazzesco questo. Ne ho 300, ne ho, anzi molti li ho dati via. Va bene, grazie, pazzeschissimo. Pazzeschissimo, no. Allora, questi qua me lo dovrei riprendere, però adesso non c'ho tempo, perché non voglio perdere tempo. No, beh, non penso che sia così easy. Sono questi i funghi. E trovate i funghi Max, vuoi raccoglierli? Ah, aspetta! Cazzo vuoi questo? Amf. Ma che? Esco così a tutti di tre? Io credo di dover ricercarne uno a uno. Ehi, quelli li avevo visti prima io. E infatti eri proprio lì davanti. Sono al dojo da più tempo di te, quindi dovresti lasciare a me per quei funghi Max. Non trovi? Cazzo vuol dire? Te lo scordi tu? Ci avrei scommesso che avresti risposto così, ci sarà per forza di cose una sfida. Sei proprio una seccatura, sai? Sei sbucato da nulla ma sei giovane in gamba. Io però ho il coso qua in mezzo che dà fastidio. Quindi il logo ce lo rimettiamo bello bello qua. Così almeno li leggete. Ciao Lia! Ciao! Pure con la manina. Con la manina questa qua. Ciao! Allora, vediamo un po'. Se credi di mettermi in bastone con le ruote, il mio veleno te lo farà passare la voglia. Te ne farà passare la voglia. Io per adesso non mi ricordo neanche quali Pokémon ho. Mettiamo le cose in chiaro una volta per tutte, la più forte sono io, capito? Mi hai dimostrato molte volte che sono più forte. Mi hai dimostrato tante tante volte. Mi ricorda tanto il rompicazzo che era. Non mi ricordo neanche più come si chiama, l'amico del cuore lì. Mio tra virgolette amico del cuore. Allora, ho già finito? Adesso è così forte che veramente mi è bastato soltanto una scorreggia del mio Pokémon. Ma no, perché lottare con questo?
Allora, questo qua che scorreggia, lotta. Ah no, devo anche curarli un po', tecnicamente. Vabbè, andiamo con l'effetto normale. Intanto non ci sono cazzi. Sonia, un altro? Ah, c'ho il dito? Ah, c'ho anche Zappos. Dai, facciamo crescere qui i Pokémon. No, continuiamo con questo Pokémon qui. Mi fa vincere. Vediamo se per di fiamma. Non so se è super efficace, quindi voglio. Ma ti pare colpire così i punti deboli? In genere è così che si fa. Se il punto debole lo colpisci, no? Sti cazzi. Però non ho capito perché lui mi segnala uno quando siamo 1, 2 e 3 teoricamente. Vabbè. Grande Twitch, ti stai facendo riconoscere. A parte che a breve abbandono Twitch, torno su YouTube a Google. Quindi non so quanto me ne possa fregare. Hai sconfitto Sofora. Ma cos'hai tu che io non ho? Cazzo! Oh! C'è dei Pokémon di merda, cara mia. Cos'è che mi manca? I Pokémon. Questa volta te li lascio, tanto ne troverò dei migliori. Ok, ok, grazie, sei molto generoso. Black. Non l'ho preso. Ok, prendiamoci stili. Ma tanto erano tre, uno a me, uno a te e l'altro a chi vuole. Un fungo con protezione. Statistiche. Bip 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 bip. Chi sarà mai? Tania. Pronto, De Ares? Come sta andando la prova? È stata una pregiata. Hai già trovato tre funghi max? Ah, ve ne seguono tre, quindi sarcazzo. Ho chiesto anche agli altri, ma tu sei stato il primo a finire. E che cazzo, cos'è? Mi stanno spiando, ci sono gli stalker? Sempre una di loro proprio. Io comincio a preparare il necessario per cucinare la zucca, quindi rientro pure. Fa attenzione lungo la strada. Bip. Fai attenzione lungo la strada. Perché io rispetto le regole del quartiere. Tutto lì sta cucinando, lì si è sorpresa male. Che piango, tutti i frignoli. Invidiosi. E adesso bentornato. Yai. Mitico, anche lui parla come me. Mitico. C'hai funghi max? Seconda prova superata, per favore. Che gli altri libri si sono persi nel bosco, che storia. E cazzo, compatevo il navigatore la prossima volta. Mi sa che, a parte De Ares, siete tutti bocciati. Ah, tutti che fine. Ma però lo stomaco sta zio Max, abbiamo i punti Max. Hai punti Max, non dovrebbero essere dati ai Pokémon? Cazzo, ce li mangiamo noi? Cioè, ma io ancora non glielo ho dati i funghi Max. È già pronto. Ok, praticamente è già tutto. Ora resta che aggiungere i funghi Max che ha portato tu. Giorgio, aspetti, anf. Ti sa che cazzo vuoi il suo fuoco adesso? Che succede? Che sei zaffiato? Anf. Anch'io ho trovato dei funghi max. C'è proprio da dentro. Bella.
Quindi abbiamo due promosse. E ce l'ho fatta, sniff sniff. Sì, però i fuochi ma si tirano fuori, caccia fuori i fuochi, ma fai vedere. Congratulazioni so fuori. Maestro, però una volta vorrei che contentaste il mio cappuccio. Usate i miei funghi max per quella zuppa, se no sicuramente no. E condividete anche gli altri frutti del mio lavoro. So fuori. Tutto qui. Lascia fare. Comunque questo non è certo il primo capriccio. non mi sembra il caso farglielo notare, però vabbè. Mi spiace De Ares, lascia che riusi il funghi max della zuppa. Di oggi, ok? Non capita spesso che si impegni così seriamente. Come sminuire la persona, poverino. In compenso puoi usare il tuo fulmine, ma il tuo corpo finisce. Va bene. Passi comunque la prova, quindi tranquillo. Ci hai guadagnato dei funghi, Max. Top. Ma in realtà erano miei, quindi ce l'avrei guadagnato lo stesso. Quelle nuvolette non mi danno poi tanta una sensazione di piacevolezza. Tutto è pronto, io farei mangiare prima Sofora, so per quale motivo. Ecco la zuppa, cazzo, la specialità del Tojo Master, però l'hai cucinato te, Tania. Bella lì, sto morendo di fame, su mangiamo. Buon appetito, e tutti contenti, hai bevuto la zuppa, mazza. Eh sì, non ti ho spiegato bene come funziona, cazzo, forse me lo dovresti dire prima. Se bevi la zuppa massa del Tojo Master, dal tuo corpo si sprigiona l'energia del Tigna Max. Cioè, praticamente io ti faccio mangiare una cosa, poi ti dico, ma guarda, forse appena è nato. Ti piacerebbe, peccato che non funzioni sugli esseri umani. Okay. Ma con certi Pokémon è tutta un'altra storia, quindi devo fare una cosa con i funghi allucinati. Quando sarà fatto nel Pokémon con il giusto potenziale possono risvegliare il Gigamax, una forma speciale di Dynamax. D'ora in poi fare in modo che ci sia sempre qualcuno in cucina per prepararlo. Quindi se ti serve la zuppa Max passa pure a chiedermi un po'. Detto questo, bene, la seconda prova è andata. Avete fatto tutti dei vostri meriti, sono fiero di voi, cicci. Cicci. E poi grazie per la zuppa. Vabbè, siete tutti contenti, a parte che i piatti sono puliti, manco fosse avessero utilizzato loro. E poi Tania non se ne è mangiato per quel motivo, l'altro invece niente, sta venendo fame. Ade Ares, dopo fai un salto da me o qualcosa da dire. Vabbè, così tanto non fa capire gli altri che mi frega un cazzo, io sono il suo pupillo. Ciao Tania. L'ha detto, la zuppa è un poco perfetto. Ti ho fatto un allenamento culinario mirato. Brava. Facciamo riposare un po' i Pokémon che sono belli stanchi. Ma intanto diamo una macchina fatta con l'ottanio su un Pokémon. Cosa sarà? Vedete che ti curiosisce, vuoi sapere che cos'è? Beh, questa. Vabbè, diciamo di sì, facciamo. Prendiamolo contento in marmocchio, ma mi ha regalato una cosa. Non avevo dubbi. Ma anche abbastanza. Quello è il Cronobot, la più grande invenzione del secolo. Se lo dici te. Riciclatissima macchina riciclatrice messa a punto da me. Anche se a momento non funziona perché scarica. Avrei solo bisogno della quantità sufficiente di watt, ma non me ne vuole dare. Cioè, non so, se solo avessi 500 watt potenzialmente. Te li regalo io, buon gustaio. Intanto vorrei ringraziare il mitico, ma Mr. Chaos, che ha rinnovato. Cos'hai fatto? Ah, ti sei abbonato! Grazie Mirko! Ma te li regalo io, dai! Wow, pensare che per mettere insieme tutti quei watt bisogna girare un bel po'. Dai, io non ne faccio una seconda.
dicevo un tipo ingegnoso, mi piace. Sono molto gradito alla massa. Inserimento. Vediamo un po' che cosa succede. Secondo me scoppia tutto e finalmente ci arriviamo dal cazzo su fuori. Cramobot. Allora. Perfect, adesso parlo in inglese, in English. Si dice Cramobot, quattro strumenti che non ti servono, potrebbe tenere una nuova. Ci metti 4G. Di gocce. Poi una tocca con una bar. Ma io forse dovrei già avercele queste gocce. Ah, la roba di Jojo. Così dovrebbe bene o male dovrebbe essere sincronizzato, bene o male. Facciamo riposare il Pokémon. No, più che altro perché mi dà fastidio. Io sono un uomo che piace fare le cose fatte bene. Per me vedere che ho sistemato durante l'arco dell'anno che sto facendo le live, ho fatto le cose e poi si sputtana da sole le cose. A me questa cosa mi fa incazzare. Non capisco per quale motivo. Passo fuori, da lì, grazie per essere venuti. Maestro, di cosa vuole parlarci? Ma esatto, volevo dirvi una cosa. Per quelle due ore è venuto il momento di affrontare la fine alla nostra ultimate perde. Sento questi stimoli un po' di strappo. The final last perde? Che sarebbe la terza prova, no? Solo, ma se chiama la terza prova! Porco cane con questi nomi, te fuori le voglio, te fuori le voglio, un mezzo dei cammini di nostra vita, ma sto cazzo! Solo voi avete superato la seconda parte. La vostra rivalità mi ha preso per un altro, perché mi ignorate. E sapete, io non la sincula neanche. È arrivato il momento di revolmiare. Nella sul retro del Gojo. Oh, finalmente si può entrare. Vabbè.
pezzo di combinare. Se te l'avessi chiesto, ma sti cazzi, e anche gli anni ti ha sempre fatto un po' la cura. Quando sei arrivato tu ha fatto un po' pazzesco. Forse ha deciso di darci dentro finalmente, ma che solo che lasci una mano e combini qualche pasticcio. Mi sa che se lo stai già creando il pasticcio. Otterrò l'armatura occulta, poi diventerò capo palestra e tipo veleno. Va bene, devo vincere a tutti i costi. Va bene, ora sul serio, sei pronto? Sembra un po' la sorella di Sanji, effettivamente, anche lei del veleno. Cominciamo, dateci dentro, cedo dentro. Facciamo il tifo tutti e due e sono abbastanza patriottici. Bella lì, allora le vostre cose. Cazzo ci fai il caso? Vabbè, farà da arbitro. Da albero. Ultima prova del Dojo Master. Pronti? Sei via. Via! Male che va a essere. Cominciamo a ingrandirlo, poi facciamo fare un gruppo per me. Poi devo capire come fa la cosa più grossa. No, grosso è grosso, fa le cose più grandi però. Si può ottenere soltanto acquistando la cosa, sono costi 60 euro, quindi 7 cazzo di più.
Vincitore della terza prova è... Chi l'avrebbe messo? Evviva! Sei stato fortissimo! È stata una notte intensa. Veramente eccezionale. Lo dicevo di eccezionale veramente, eh. Dovrei vestirci a un cucchino. Ma che penso. Che disastro. Oppure giocato sporco. E bene. Credo che toccare la giovane veramente come te possa capire. Anche io, a modo mio, ci ho messo un'anima in coma. Inizio a che ora devi rinunciare, sono diventare capopalestra. Tanto non è che non voglio, diciamo, che ce l'hanno dato giù. Non c'è bisogno. Sia che con il Pokémon che con gli evali poco forte sto Ares. Maestro, lascia che mi scusi anch'io per quello che ho fatto su fuori. Il tuo comportamento non è stato il massimo, ma ha dimostrato di sapersi impegnare. Ci tiene troppo per la sua parte di perdere contro i suoi rivali. Steve, maestro, grazie a te, Ares, mi dispiace, mi dispiace tanto. Va bene, come punizione facciamo che baderai da solo il Pokémon del dojo per sempre. Sti cazzi. Non sarà certo una passeggiata, sarà una punizione abbastanza severa. Chiaro che sì, sarà un'occasione top per rafforzare il tuo spirito. E per lei va bene. Forse non mi si sente perché a parte la voce che gli manca, probabilmente il microfono lo avrei avvicinato un pochino. Poi fanno tanti youtuber e tanti streamer. E la raga lo show è finito. In sostanza, bella raga, le batte da terzo cazzo. Ottimo. C'è una carta da dare, ma chi cazzo tra che sei? Io volevo qualcosa, adesso la carta del lago, ma ci fa tutto, sei stata una forza, va bene, ma pensavo che me la tirasse per le lunghe, a quanto pare si è risparmiato un pochino, è passata già un'oretta se mi sbaglio, e la sfida è già finita. Ah, mi sta cazzando la cura, vecchio, cioè, devo dar cazzo. Bella lì, vieni fuori. Cioè fa tutto il figo, la mossa di così e poi si nasconde.
da quello veramente fu. No, mi piace un casino. Questo Pokémon è la natura occulta del Dojo Master. Sì! Il suo nome è Kubofu. È Kubofu. Va bene. È piccolo, ma se non vedi come vuoi, metto la solita cattiva. E adesso è qualsiasi assalto. Ma togliamo la curiosità. Ma dico, questo qua fa le uova? Perché io non lo vorrei evolvere, lo vorrei tenere così piccolino. Ah, non le fa. Peccato, volevo la versione grande e la versione piccola. Dai, non ho per cazzo di nipote. E abbiamo ricevuto il suo cupo fu. Possibilità ancora di personalizzare il nome. Ah, ok. Aggiungiamola alla squadra, vediamo un po' che possiamo togliere. Vediamo che idea. Per prima cosa, l'importante è che diventiate amici. Amici. Riduce uno dell'altro. Questo successo in pratica non è così uscito da poco. Di poi visitare insieme a lui qualche posto sull'isola dell'armatura, un bel paesaggio. Vedrai che ti guadagnerai subito il suo affetto. Piazzerò qualche mio allievo nei punti panoramici, così non potrai sbagliare. Poi ovviamente puoi lottare insieme a andare in campeggio che aiuterà a diventare amici. Inoltre d'ora in poi Pokémon che hai in squadra potrà uscire la Pokéball. Potrete andare spesso spesso in un'isola in armatura, così diventerete 5 amici nell'altro. Divertite e sapete come. Quando sarete diventati best friends, batti un colpo così iniziamo ad allenare. Quindi devo rimettere la cosa del che va in giro insieme a me in amicizia. Amicizia con Kubo fu e torno da maestro con lui. Come faccio a sapere che ho fatto tanta amicizia? A parte che... Ok, dai, direi che possiamo dire addio. Allora, mettiamo così. Ah, ma già mi viene dietro un marmocchio. Un'altra cosa che avevo disattivato. Ah, ma forse si è attivato in automatico. Che funge solo con lui. Vediamo un po'. Vediamo. Si mette per esempio il Charizard. Eh no. Mi ha ripostato il Charizard. Che palle. Ma dai, tanto mi serve per la missione, dai. Non potevo farlo solo con lui? Cioè, solo con Kubo Fu? Per forza di cose mi devo rompere le palle. Vabbè che è piccolino, quindi fastidio come le dà. Dai, cominciamo a rompergli un po' con questo. Ah, però devo cercare i poi per le televisioni di questa città. Ecco.
Proviamo a vedere un po' nella mappa se è segnato qualcosa. Ok, si sono segnati, uno è qua, l'altro è qua, però non ci posso andare. Cominciamo da qua. Facciamoci sta sfida e poi ci salutiamo. Allora, teoricamente dovrei andare giù. Andare di qua. Decisione è più forte che mai. Oramai siete sicuri. Quasi andare per conto del maestro. Ma quindi non devo farli tutti. Io farò qualcosa di pensierino. Dovrei averci forse. No, forse non ho riuscito a catturarlo. Cattura un'altra volta, dai. Se qualcuno arriva qui di essere ma... diventa che super best friends, più amici di così non si può. Metti qua. Le cose stanno così a volte. Seguitemi cicci. Seguiamo. Oh, fermiamoci. Kubufu, se volete diventare ancora più forte, è ora di fare un salto nel luogo dedicato all'addestramento Kubufu. Le torri dei due pugni. Ah, che bello. Quello lì. Quella blu è la torre d'acqua. Quella rossa è la torre buio. Puoi salire solo su una. No, che palle, quando te ne fanno scegliere una. Lo stile di lutto di Kubufu, così come suo tipo, cambierà in base al colocatore che scegli. Rifletti bene. Entrambe le torri hanno 5 piani,
ne ho lui pianti a tette e tette di avversari. Ti consiglio di allenare a dovere contro fu, facendo salire di livello prima di lasciarti alla conquista di una delle torri. Puoi arrivare a entrambe le torri con due pugni, ma puoi arrivare a entrambe le torri con due pugni dal bosco con cielo. Se riesci a attraversare il fiume con la bicicletta, cerco una scorciatoia. Non vedo l'ora di arrivare in cima a una delle torri. Ok. E mo' quale scelgo? E io direi buio. Vabbè ragazzi, io direi che possiamo concluderla qui. Quindi abbiamo fatto le due sfide, la sfida 2 e la sfida 3. Adesso ci mancano le due torri. Che non si sta parlando delle due torri gemelle o delle torri di nodi della terra di mezzo. Ma bensì delle torri di allenamento per Kung Fu. Quindi nulla, io direi che con questo è tutto. Ciao ciao Mercoli, lui è già andato. Direi che con questo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, questo per gli amici di YouTube. Se non siete follower, mettete follower, così almeno mi aumentate, divento il top della gamma, non è vero. Oppure se non siete iscritti al canale YouTube, iscrivetevi, che cosa mi fa piacere, dovrei arrivare a 1000. Anche perché ho già raggiunto i 4000 di visualizzazione di video. Sono andato ben oltre. Quindi nulla, direi che con questo è tutto. Un saluto a tutti e benvenuti a questo video. Ci vediamo al prossimo video. Bella!